con noi ad Alziamo le Vibrazioni incontriamo Simona Fossati, terapeuta, insegnante in pensione e fondatrice, una delle fondatrici dell'asilo Waldorf di Torino, scuola per l'infanzia per bimbi dai 3 ai 6 anni, sita in via Cavour 45D a Torino. Ciao Simona, benvenuta. Benvenuti anche a voi, grazie. Grazie, è un piacere ritrovarti perché io e te abbiamo fatto una bellissima chiacchierata qualche giorno fa prima di questa trasmissione. Oggi tu hai un compito importantissimo. Questa volta sei tu che fai i compiti. Tanto per cambiare. Ecco, parlare ai nostri ascoltatori dei principi pedagogici su cui si fonda la meravigliosa scuola per l'infanzia di via Cavour 45D a Torino. Ma sai che se io potessi ricominciare il mio percorso di apprendimento, chiederei alla mia mamma e al mio papà di iscrivermi all'asilo Waldorf di Torino? Perché secondo me ci sono tante vie per arrivare alla consapevolezza, ma alcuni bimbi sono un pochino più fortunati perché hanno dei genitori che hanno un'apertura di cuore, una visione tale che consentono poi ai bambini proprio di crescere con più armonia. E quindi io ritengo che questo sia un ambito, quello dell'asilo steineriano, dove viene rispettata l'armonia del bambino. Sì, è una visione ampia questa perché non si basa su dei principi giuridici, legislativi, statali che variano da Stato a Stato, ma si basa sull'immagine dell'uomo, di che cos'è l'uomo. Quindi questa nostra pedagogia si basa su un'immagine dell'uomo e non è sperimentale perché la prima scuola nasce nel 1919. E si muove su una visione di 3 settenni, non di uno. Quindi c'è il primo settennio che è appunto dedicato poi all'asilo. I primi 3 anni dovrebbero poter essere in famiglia. E poi appunto questo allargamento sociale che oggi è indispensabile è dato da quello che noi chiamiamo l'asilo. Sarebbe la scuola per l'infanzia, ma noi continuiamo a chiamarlo È asilo. vero, è vero. Perché è un asilo che accoglie i bambini, un rifugio. Poi è il secondo settennio che comprende la scuola che è appunto crescendo in Corso Casale 246, che si occupa dei bambini dalla prima elementare fino all'ottava. Non c'è la scissione tra il primo e il secondo settennio perché cade proprio in un momento fondamentale dell'evoluzione del bambino, che è il 12° anno, che non è il caso che gli debba cambiare figure di riferimento. Ecco Simona, perché asilo Waldorf? L'asilo Waldorf nasce dal fatto che è stato chiesto a Rudolf Steiner dal direttore della fabbrica Waldorf Astoria, sigarette, che era un antroposofo, Emil Molt, di pensare a una scuola adatta ai figli dei suoi operai, perché gli operai hanno chiesto che i loro bambini non fossero più condizionati come loro nella vita. Rudolf Steiner era già da anni che parlava di questo elemento del bambino. Allora egli mette in atto, sostenuto da questo signore Emil Molt, che ha finanziato l'iniziativa. Teniamo conto 1919, grande fame dopo la prima guerra Sì. mondiale, quindi ha finanziato questa iniziativa e hanno aperto questa prima scuola vicino a Stoccarda. È incredibile che è vero che sia il signor Molt che i futuri insegnanti, 12 insegnanti che hanno aperto la scuola, erano già legati all'antroposofia, però c'è stato. È partito con un seminario di 14 giorni, mattino conferenza, poi esercitazioni e didattica nella stessa giornata. Dopo 14 giorni, in cui è stato anche ristrutturato un albergo per fare le classi, sono partiti.
immediatamente oltre i figli degli operai sono confluiti una quantità di figli degli antroposofi, quindi questa scuola è partita con classi di 40-50 bambini. Mamma mia! Beh, erano altri tempi, esatto. E gli insegnanti avevano altre forze. Sì, adesso vanno in crisi quando... ma guardi che io ho incominciato tanti anni fa nel pubblico, ma le assicuro che era molto più semplice occuparsi dei bambini e dei genitori, perché non si può fare una pedagogia staccata da bambini e genitori. I bambini sono affidati alle famiglie e noi collaboriamo con loro per aiutarli in un cammino di sviluppo dell'individuo, perché oggi si rema controcorrente. Ciò che è vivo non viaggia nella direzione della materia e quindi si rema controcorrente. Simona, sì. Dal 1919 poi la pedagogia steineriana arriva anche in Italia, conquista anche il mondo, perché ci sono scuole anche in Cina. Dappertutto, in tutto il mondo, però dal 19 c'è una cesura grazie al nazismo, per cui tutto chiuso, tutto incarcerato, eccetera. E poi dopo la Seconda Guerra Mondiale incomincia a diffondersi, e intanto erano nati anche gli asili, come aspirava Rudolf Steiner, e si diffonde gradatamente in tutto il mondo. Diciamo che il nostro asilino di Torino è il quarto che è nato in Italia, quindi non è tantissimo tempo. E però dopo anche in Italia nasce a Milano dopo la Seconda Guerra Mondiale, e di lì si diffonde. Ora abbiamo i seminari di formazione un po' sparsi, e che hanno una durata triennale, e più per le maestre d'asilo un anno di tirocinio. E si basa fondamentalmente su questo principio che una base per tutti e tre i settenni è qualcosa che muta secondo il settennio, ma si basa su questo, la pedagogia, è quella del ritmo, quindi del rapporto tra il mondo esterno e il mondo interiore. Bisogna imparare a respirare non è solo l'aria, ma respirare l'apertura verso il mondo, la simpatia, la chiusura verso se stessi, quindi con questo continuo equilibrio tra esterno e interno. Dovremmo imparare anche noi, sì, perché a volte tutta la vita, purtroppo, tutta la vita, non si impara mai. Però sì? Si formano gli strumenti con questa pedagogia, per cui in realtà non si danno una quantità di nozioni, ma una qualità assoluta, con modalità diverse nei tre settenni. Primo settennio, imitazione, ed esempio il bambino imita, resta aperto, quindi tu devi lavorare su te stesso, e il bambino si muove nella volontà. Tutti sanno che i bambini piccoli fanno voglio. Sì, vero. Ed è la loro forza. E noi dobbiamo lavorare su questa volontà perché diventi individuale nel bambino. Non rimanga una bestiolina del buon Dio che vuole, ma che lui possa trovare la sua volontà. E la sua volontà è curioso perché deve seguire, e segue se è ben accompagnato, quello che è l'archetipo nei settenni, perché c'è una diversità in tutti gli anni. Primo anno si mette in piedi, secondo anno incomincia a parlare, terzo anno incomincia a pensare, e avanti. Simona, sì. Ci fermiamo qualche istante, sì. Un attimo di pausa per i consigli dalla regia e poi ancora sì. Un po' di musica, e resta con noi perché siamo molto curiosi, hai accennato appunto alla pedagogia che è steineriana, che tiene conto proprio della visione antroposofica dell'essere umano, quindi approfondiamo insieme tra pochissimo, resta con noi, grazie. Sì, grazie. Restate con noi, la radio che ti fa stare bene. Alziamo le vibrazioni qui su Radio Antenna 1, lo facciamo alla grande quest'oggi con noi Simona Fossati, insegnante in pensione, una delle fondatrici dell'Istituto Waldorf di Torino, questo importante asilo, scuola per l'infanzia dai 3 ai 6 anni. Simona, abbiamo parlato dell'importanza appunto questa pedagogia che fa grande attenzione ai ritmi del bambino. Cos'è il ritmo dei 3 giorni?
Il ritmo dei 3 giorni è molto interessante perché lì è riferito alla, diciamo, la pedagogia del secondo settennio, non del primo settennio. Il primo settennio si ripete sempre uguale, il ritmo e la ripetizione uguale delle cose sulle 4 settimane. Viceversa, quello dei 3 giorni, che c'è anche altro ritmo dentro oltre quello dei 3 giorni, è la base attraverso la quale viene portata la materia principale dell'insegnamento. Il primo giorno il maestro, la maestra, porta il tema, non so, l'esperimento di fisica. Il maestro esegue l'esperimento di fisica, questo per le sesta, settima, ottava, le classi più grandi, l'esperimento di fisica davanti ai bambini, ai ragazzi. Lo illustra, lo fa vedere come si esegue e poi chiude. Il giorno successivo i ragazzi disegnano l'esperimento, mettono giù gli elementi e il terzo giorno traggono fuori la legge. Questo vuol dire che tutto l'essere umano partecipa a ciò che viene dato, non è semplicemente un francobollo intellettuale appiccicato alla fronte, ma passa attraverso tutte le forze dell'uomo. Quindi che cosa fa? Diciamo che la materia aiuta a formare, a educare l'uomo, non solo a istruirlo, a educare l'uomo. Difatti le materie sono date come principio, per come vengono portate da ogni singolo maestro, di educazione dell'uomo. In esso vive un elemento fortemente artistico. Nel secondo settennio non solo fanno molta arte, ma l'insegnamento passa attraverso un elemento artistico. Torniamo all'asilo. Quali sono le materie e le attività, più che le materie, ecco, attraverso le quali viene veicolato l'insegnamento? Dunque, questo, l'insegnamento è fondamentalmente, non ci sono materie, non c'è istruzione, c'è educazione. Cosa vuol dire? Che vuol dire quando la maestra porta la fiaba della tradizione e la racconta ogni giorno nello stesso modo, nello stesso momento per 4 settimane, il bambino forma il suo linguaggio, oltre a formarsi le immagini archetipiche dell'uomo, accedere. Quando la maestra fa la pittura, porta la pittura ai bambini, mentre nel secondo settennio si cura di più, si dà più l'accento sull'elemento artistico, nel primo settennio cosa succede? Che è importante tutto il processo. Come si preparano i tavoli con l'acquerello diluito, come si mette l'acqua, i cenciolini, le tavolette, eccetera, eccetera, come si intinge il pennello. Questo tutto non spiegando, ma per imitazione. Imparando facendo, diceva. Imparare facendo, esattamente questo, sì. Perché non si tocca questo direttamente l'elemento intellettuale, ma il bambino impara, difatti è particolare, perché mentre andando in un negozio di scarpe si chiede ma come mai le scarpe non sono più coi lacci, sono col velcro o la cerniera? Quello delle scarpe dice perché i bambini non sanno legarle, ma è l'ho sperimentato, è vero. I nostri bambini sanno legare le scarpe. Bellissimo. Perché? Perché l'incrocio e il rovesciamento per il nodo è un processo che diventerà poi interiore. Quindi non so, lo stare composti a tavola, composti vuol dire parasimmetrici, questo non è bon ton, anche perché se in un contesto sociale è bello vedere un bambino che sa stare a tavola, ma non è questa la base. La base è che armonizzo il lato destro con il lato sinistro e quindi posso aiutarlo ad una centralità, e tenendola posata in un certo modo faccio prescrittura. Mamma mia. Cioè sono molto semplici le cose che facciamo, sì, ma sono molto curate in profondità sulla motivazione, mai nulla di escogitato,
che facciamo? Facciamo pittura, facciamo modellaggio della cera vergine, facciamo panificazione, facciamo telai, passeggiate, lavoretti di cucito, insomma, facciamo, spaziamo il pavimento con la scopa, che è bellissima, i bimbi che non conoscono la scopa, che pigliano la scopetta piccola e fanno, la spingono in avanti facendo... È meraviglioso. Simona, abbiamo il tempo che un po' tiranno quest'oggi, ma sono sicura che in un'altra occasione approfondiremo ancora. Sì, è talmente enorme questa pedagogia. Sì, esatto. Che... è così affascinante. Ma io vorrei chiederti anche questo. Cioè, so che oltre a dare enorme attenzione al bambino e appunto al suo apprendimento, c'è anche un'attenzione incredibile nella sua cura, nell'alimentazione, che si basa su dei principi ben definiti. Sì, mi vuoi sì. fare un accenno anche su questo? Sì, certo, perché è determinante per la salute del bambino, oltre il ritmo, anche ciò che mangia. Noi in asilo abbiamo deciso che mangiano solo alimenti biologici e biodinamici. L'acqua è minerale, ma in bottiglie di vetro per non avere scorie plastiche. Il cibo è cucinato dalla signora Antonietta, fresco, la verdura arriva dall'orto direttamente 2 volte alla settimana in maniera che sia particolarmente carica di forze vitali ed è rimata anche questo il suo ritmo settimanale e quindi diciamo che non c'è carne, è vegetariana la nostra, poi i genitori fanno la scelta che desiderano. Però certo. La nostra scelta è quella del vegetariano. E poi la cosa bellissima è che si crea un legame fortissimo con i genitori. Mi raccontavi che molte mamme sono diventate poi insegnanti. Insegnanti oppure mi hanno portato i loro bambini, che è anche molto bello. Meraviglioso. E allora ricordiamo, per le iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022 è possibile raggiungere le maestre telefonando al numero 011 88 35 50. Ripeto, 011 88 35 50, anche facile da ricordare, dalle 8 alle 14. E è possibile anche scrivere alla mail info@asilo. Posso dire? Sì, posso sì, dire. Sì, grazie. segreteria@asilovaldorftorino.it. Posso sì. dare anche quello di Crescendo della scuola? Ma certo. Crescendo, Corso Casale 246, la mail è segreteria@crescendotorino.it. Meraviglioso. Simona, grazie. Grazie a voi. Riaspettiamo perché vogliamo approfondire insieme, entrare un pochino più nel profondo, come solo voi in questo ambito, veramente, io lo dico e lo sottolineo, riuscite a fare. Grazie. Vi ringrazio molto. Grazie, buona Simona. Giornata. A grazie. Presto. Ciao. A presto.